Era il 13 gennaio del 2021 quando nell'aula bunker di Lamezia Terme è iniziato il maxi processo Rinascita Scott, avviato dopo il blitz del 19 dicembre del 2019 che ha disarticolato le cosche di 'Ndrangheta nel Vibonese, facenti capo alla cosca Mancuso di Libadi. Nel mirino degli inquirenti anche politici, avvocati e funzionari infedeli dello Stato. Adesso il processo è alle battute finali. Prima delle richieste di condanna formulate dalla DDA per un totale di quasi 5.000 anni di carcere, il procuratore Gratteri ha espresso una valutazione di questi 2 anni e mezzo di dibattimento. Siamo arrivati alla sintesi di questo processo che molti hanno scommesso sull'impossibilità di celebrarlo da tanti punti di vista. C'è una sorta di tifo a che questo processo non si celebrasse. Io posso dire complessivamente, avendo i capelli bianchi, avendo fatto questo lavoro per decenni, che complessivamente si è svolto con serenità in quest'Aula, perché se ci sono stati momenti di tensione, in processi di questo tipo sono normali, è il sale del processo. Poi la lettura di 322 richieste di condanna, 13 di assoluzione e 3 di nullità del decreto che dispone il giudizio. Tra le richieste di condanna, quella a 17 anni per l'avvocato ed ex parlamentare Giancarlo Pittelli, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa per aver favorito la cosca Mancuso di Libadi. Invocati inoltre 18 anni per l'ex sindaco di Pizzo Gianluca Callipo, accusato di concorso esterno per aver favorito la cosca Razionale Gasparro e l'Andrina di Pizzo. Di associazione mafiosa invece accusato un altro politico, Pietro Giamborino, per il quale sono stati chiesti 20 anni. Richiesta di condanna importante anche per il boss di San Gregorio di Ippona, Saverio Razionale, 30 anni di reclusione, che avrebbe fatto parte del direttorio criminale operante nel Vibonese.